Presidente, l'Ente Nazionale per il Microcredito punta all'inclusione di quei soggetti definiti non bancabili, ma chi sono questi soggetti e come possono avere accesso al microcredito? Queste sono tutta quella fascia di persone che sono escluse dal credito e che rappresentano un grosso problema per il nostro Paese, perché non avendo accesso al credito sono considerati non bancabili e quindi dei potenziali disoccupati e persone alle soglie della povertà e dell'estrema povertà. Quindi un peso per la comunità, un peso sociale, dei clienti per i servizi sociali, un costo per lo Stato e della possibile manovalanza per la criminalità organizzata. Lo Stato ha un programma. Tra questo programma c'è uno strumento che è quello del microcredito che noi rappresentiamo a livello nazionale e offriamo quelle garanzie insieme al Fondo Nazionale di Garanzia e grazie a un servizio di tutoraggio e accompagnamento accompagniamo con le banche convenzionate, con le banche più sensibili, questi nostri concittadini al finanziamento. Le persone che possono accedere a questo servizio sono tutti coloro che non hanno garanzie, ma gliele diamo noi come Stato, che non hanno possibilità di accedere al credito e grazie a quel sistema bancario convenzionato possiamo farlo, ma soprattutto tutte quelle persone che hanno un'idea, ma che fino ad oggi non l'hanno potuta realizzare perché appunto sono considerati esclusi. L'ente ha nella sua mission una visione etica della finanza. Cosa si intende con questa definizione? Noi parliamo di economia sociale di mercato che è alternativa all'automatismo del mercato, mentre l'economia sociale di mercato ha come obiettivo la valorizzazione della persona, quindi soddisfare i bisogni della persona, dall'altra parte il mercato non fa prigionieri e ovviamente punta solo al profitto. Noi non siamo nemici, ma se le cose funzioneranno bene devono essere bilanciate. E l'ente nazionale cerca questo equilibrio. Commissario, con la firma di questo protocollo d'intesa e l'apertura di questo sportello si apre per Molfetta un'opportunità in più. Potremmo definirlo anche un'opportunità e un nuovo strumento di welfare? Sicuramente sì, perché i finanziamenti del microcredito sono rivolti anche alle persone non bancabili e quindi un pizzico di strumento di welfare c'è. È un'attività di finanza, di microfinanza, ma è volta diciamo, anche al sociale, è la finanza del sociale, il sociale della finanza e viceversa. Cioè tutte quelle persone che non hanno le garanzie e non possono avere dei finanziamenti, ma in base a progetti che sono dichiarati sostenibili possono ottenere i finanziamenti. I finanziamenti sono di due tipi, o ai giovani, c'è un fondo per i giovani dai 18 ai 29 fino a 50.000 euro e per tutti gli altri ci sono finanziamenti da 25 estensibili a 35, si parla 35.000 euro, si parla quindi di microcredito, però è importante ed è essenziale al fine dell'avvio delle start-up. È stato un incontro molto intenso, molto partecipato, che fa capire che di questo sportello del microcredito c'era bisogno. Hanno partecipato le scuole, hanno partecipato le associazioni di categoria e in più è già pronta e ha partecipato la banca Biper, quindi abbiamo tutti gli ingredienti per avviare questa attività. Ovviamente bisogna lavorare in sinergia tra lo sportello e quindi l'amministrazione comunale, l'ente nazionale microcredito e le associazioni di categoria, perché vengano portati e valutati i progetti. Vedo una Molfetta, una città di Molfetta che ha una grande capacità diciamo, di sviluppo futuro e sicuramente questo strumento del microcredito sarà sicuramente uno strumento rilevante in parte per questo sviluppo ed è stato per questo che ci ho tenuto anche in fine di mandato di costituire l'ufficio, di creare il protocollo d'intesa. Bisognerà lavorarci tutti insieme per far decollare una partenza di un ufficio che parte
e dovrà quindi realizzare il più possibile dei contatti per arrivare ai progetti sostenibili e avviare al lavoro persone che hanno perso il lavoro o comunque avviare nuove start-up dei giovani. Questo è fondamentale. Abbiamo lo strumento, facciamolo operare.